La Calabria alle prese con la conta dei danni. In conseguenza del terribile maltempo e delle violente mareggiate che nei giorni scorsi hanno flagellato la nostra regione, colpendo soprattutto il litorale ionico, anche il prezioso patrimonio storico-archeologico conservato in queste zone pare aver incassato un duro colpo. Tra gli altri, proprio il parco archeologico dell'antica Caulonia, che appena l'anno scorso aveva destato l'interesse di molti studiosi per via del reperimento di antichi mosaici, e che pare aver subito più degli altri la furia del mare, troppo vicino al sito. A seguito del sopralluogo effettuato dal commissario prefettizio del comune di Monasterace e dalla delegazione provinciale di Reggio Calabria, è stato annunciato che a partire da lunedì 10 febbraio saranno avviati i lavori per la messa in sicurezza del parco, già finanziati dalla sovrintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, per un ammontare di 300.000 euro, ai quali si aggiungerà il contributo di 60.000 euro da parte della provincia. Il problema, tuttavia, in riferimento a molti altri siti del nostro territorio rimane, anche se, come ha sottolineato Vittorio Sgarbi, che ha spesso visitato i nostri parchi archeologici, in un'intervista esclusiva ai microfoni della Graziano Tomarchio Management, il confine tra l'imprevedibilità della natura e l'incapacità umana di tutelare le proprie risorse è spesso difficile da tracciare e per questo occorre prestarvi la massima attenzione. C'è da un lato la logica, che quella vale per i terremoti, che alcune cose non sono contenibili dalla forza degli uomini perché è la forza della natura. D'altra parte ci sono invece i difetti degli uomini rispetto a cose che potevano essere fatte per dare garanzie e non sono state fatte. Allora lì c'è la colpa e c'è la sottovalutazione del patrimonio e della sua necessità di tutela, di necessità di garanzia. Quindi anche un'alluvione va vista come qualcosa che va oltre la capacità dell'uomo di prevenire forse anche, ma di resistere. Certo, se non fai però niente perché il danno sia limitato, hai una colpa. E d'altra parte lì, io ho visto questi siti l'estate scorsa, sono talmente vicini al mare che d'altra parte non è che puoi spostarli. Quindi in alcuni casi dico è inevitabile, ma in questo poi occorre valutare ogni singola situazione per capire dove l'uomo potesse fare qualcosa per limitare il danno. Lo dico, ma vengo in Calabria, sono sempre in rapporto con Mattia Preti. Per Mattia Preti con l'assessore Caligiuri, quindi seguirò la cosa per quanto posso fare.